importante avere una camera penale, una sezione penale funzionante del Tribunale di Teramo? Beh, è fondamentale. Io ricordo soltanto che attualmente in sede dibattimentale noi possiamo contare su due giudici togati. Quindi una delle due udienze dibattimentali è ormai saltata da mesi. I ruoli monocratici sono ridotti a due. Pensiamo in queste condizioni che noi abbiamo anche la sfortuna di dover celebrare i processi di competenza della Corte d'Assise necessariamente al dibattimento. Un processo di Corte d'Assise toccherà i soli due giudici che abbiamo, oltre a quelli popolari, richiede per la sua celebrazione tempi lunghissimi, questo grazie alla intelligenza dei 5 Stelle che hanno pensato di escludere nuovamente il reato di omicidio dal giudizio abbreviato. E appunto in un tribunale piccolo come il nostro provate a pensare quali problemi crea anche questa ultima previsione normativa. A cosa porterà la vostra battaglia? Noi chiediamo, abbiamo una rivendicazione diciamo su tutto il territorio, a cominciare dalla struttura, a cominciare dal numero di giudici e quindi dalla pianta organica del Tribunale che deve essere adeguata al Tribunale. Noi siamo il secondo Tribunale d'Abruzzo, abbiamo un numero di iscrizioni di processi civili e penali secondo solo al Tribunale di Pescara. Veniamo però trattati come se fossimo l'ultimo Tribunale d'Abruzzo. Faccio un piccolo esempio che può chiarire le cose ai cittadini che naturalmente non conoscono la struttura interna del Tribunale, che la Corte d'Appello in casi drammatici come questo dovrebbe preoccuparsi quantomeno di inviare un giudice sostituto o più di uno per consentire la prosecuzione dei processi. Tutto questo non avviene e non avverrà. Il Tribunale rischia di essere accorpato magari all'Aquila come altri no, questo è da escludere, perché la previsione normativa prevede che l'accorpamento all'Aquila tra l'altro dovrebbe avvenire ai danni, diciamo così, dei tribunali di Avezzano e Sulmona che da anni devono essere accorpati all'Aquila. Poi questo accorpamento per ragioni politiche è stato rinviato e credo sia stato rinviato per un altro anno.